Di particolare interesse storico l'ultima pubblicazione realizzata dal Cristallo Edizioni. Si tratta del lavoro di Raniero Pacetti, Fragmenta, intrigo di potere a Monteleone, presentato ufficialmente nelle sale CEV di Palazzo Gagliardi alla presenza di un folto pubblico che ha gremito completamente la sala, potendo ascoltare storici del calibro di Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Francesco Campennì, docente di storia all'Unica, la Foca, accetta. Raniero Pacetti, da fiero calabrese ed orgoglioso vibonese, ha approfondito, da appassionato bibliofilo quale egli è tra i più accreditati, gli studi sulla Calabria ed in particolare sulla sua città, Vibo Valentia. Potendo attingere direttamente ai documenti dell'epoca, ha ricostruito una fase storica tra le più complesse e dibattute che ancora oggi appassiona i vibonesi veraci, il contenzioso tra i cittadini di Monteleone e la famiglia Pignatelli. Sulle modalità di acquisizione di Monteleone da parte dei Pignatelli vi sono opinioni discordanti tra gli storici e questo libro, già in vendita nelle principali librerie della città ed anche online, ripercorre nei particolari la vicenda giudiziaria sulla scorta di testi e documenti originali recentemente rintracciati proprio da Raniero Pacetti. Tutto comincia con l'acquisto di due memorie legali molto rare, due libri che riguardano la causa relativa al contenzioso tra i Pignatelli e l'Università di Monteleone, che sono veramente determinanti per la conoscenza della storia della città. Le memorie difensive riguardano una causa durata 35 anni in cui i monteleonesi rivendicano il loro diritto di mantenersi città libera, mentre invece i Pignatelli naturalmente ribadiscono la liceità del loro feudo motivandolo con il possesso da 300 anni. Quindi è una dicotomia importantissima da risolvere, per cui mi auguro che il libro porti poi ad un nuovo processo nella città di Vibo Valentia per decidere finalmente le ragioni che alla base della loro rivendicazione di Monteleone città libera e quindi ricostruire in parte anche rivisitare e reinterpretare quella che alla luce delle nuove acquisizioni arrivare ad una definizione di quella che è la realtà storica.